39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale Riccardo Cristiano, Roma. Siamo in compagnia di Blanca Bricegno, che è la rappresentante in Europa della resistenza del Venezuela, che comunque chi viene penso in Italia sa e conosce. Adesso vorrei domandare proprio a Blanca le sue prime impressioni su questa seconda sessione del 39esimo congresso e delle battaglie che comunque la vedono protagonista. Ah, bene, grazie. Questa seconda sessione del congresso la trovo splendida, soprattutto per la straordinaria presenza di tanti paesi dove c'è il martirologio della non democrazia e questa capacità che ognuno dei rappresentanti e anche ovviamente di tutti i partecipanti italiani hanno per denunciare la mancanza non solo di democrazia ma dei diritti umani e dei genocidi che si compiono in diverse parti del mondo. Io ringrazio la vostra TV soprattutto perché in questo momento date ascolto al Venezuela, che quando si fanno le relazioni generali non viene mai citato, e ho pregato di vedere se mettevano un puntino sulla cartina del Venezuela, ma non per fatti personali, ma semplicemente perché tutti coloro che raggiungono la vostra pagina web attraverso me, vedere quel puntino genera un elemento di speranza e si dice, come dice Marco, siate speranza. E quindi vorrei compiere, io personalmente vivo su questo principio, e magari quel puntino nell'informatica non pesa. No, non pesa. Blanca, ci dai secondo te la battaglia più importante o una battaglia che è intramontabile e magari sempre nuova in questo momento del congresso, del 39esimo congresso, e quello che secondo te dovremmo portare avanti tutti? Bene, penso che quella che è intramontabile sicuramente, e considero che non può essere assente di nessuna futura lotta politica e per i diritti umani. Probabilmente non si sottolinea abbastanza, e difatti me ne sono resa conto perché non l'ho fatto io nei miei due interventi, è il diritto alla vita. Bisognerebbe come metterlo primo, in preeminenza su tutti gli altri, ove ovviamente il diritto alla democrazia nei diritti politici e questo diritto che sarebbe un intercapedine fra questi due, farei il diritto alla verità. Considero che praticamente nessun intervento di quelli che ho seguito è stato essente di questo argomento. Blanca, io volevo chiederti un'altra cosa che credo che sia importante. In un periodo dove i diritti anche in Italia sembrano essere calpestati, parliamo anche al diritto alla manifestazione, al manifestare, addirittura qualche mese fa in seguito a dei tumulti violenti sono state vietate le manifestazioni a Roma. Pensi che iniziative del genere possono essere di minaccia per la democrazia e anche della democrazia del singolo, quella della libertà di parola tanto difesa dalle persone che magari hanno lottato e hanno anche perso la vita in passato? Bene, no, io penso esattamente l'opposto, nel senso che il diritto alla manifestazione dovrebbe essere parte di una vera democrazia. La democrazia reale non la può permettere, perché ogni manifestazione, anche quando a Torino per esempio siamo 3 radicali, 8 radicali, a denunciare con i nostri cartelli una situazione di gravità, stiamo puntando il dito nella piaga di dove è il fallimento di ciò che loro promettono e non fanno, perché questo è il problema. Questo te lo dico, lo vivo in prima persona, lo sento moltissimo questo argomento che poni, perché anche io sono la direttrice esecutiva di un'associazione in Venezuela che collabora con un'associazione a Torino, e noi vediamo come ci hanno socialmente annientato perché siamo lo specchio di ciò che loro non possono essere, ma dicono di essere. Quindi una verità. Quando tu manifestanti sono una verità.
una democrazia vera dovrebbe vedere in ogni manifestazione il tesoro più grande per correggere un indirizzo. Certo. Questa è la mia opinione. Blanca, io volevo chiederti anche un'altra cosa, sempre nell'ottica che estendere i diritti significa rilanciare anche l'economia e comunque non toglie nulla ad altri. Pensi che l'estensione di alcuni diritti che magari in alcuni paesi come l'Italia non sono presenti possano essere di rilancio per l'economia italiana ed anche per l'economia mondiale? Bene, assolutamente sì, per una cosa elementarissima. Se uno Stato stabilisce, istituisce nuovi diritti, chi li può attuare? Bene, una prima stanza, ti dico una perché non amo l'articolo il la e amo anche l'avverbio anche, cioè una prima possibilità di esercitare è ovviamente attorno a questi diritti si possono creare associazioni di alto profilo che vanno ad esercitare direttamente con attività nella popolazione l'imparare, il far conoscere e l'esercizio di questo diritto. E lì ovviamente si apre tutto un, dico in spagnolo, non mi viene la parola in italiano, un abanico di possibilità di lavoro, associazioni che ricevono contributi o privati che comunque attorno al tema generano nuove attività ed assolutamente sì, i nuovi diritti senz'altro creano nuove modalità di economia, però con un principio di etica, perché se tu vai a esercitare un diritto o a farlo conoscere e a far che la gente voglia chiederlo, esigerlo, ovviamente è la forza della verità con cui tu lo senti, che è tuo anche, e tu lo trasmetti, e quell'associazionismo non può avere le furbizie delle ONG che vivono per semplicemente cancellare le verità dell'istituzione di non poter essere quello che predicano. Blanca, io volevo chiederti una tua visione personale su Marco Pannella, che è un personaggio oramai penso conosciuto da tutti come una persona democratica, una persona aperta, una persona speciale non solo per le persone radicali, le persone che comunque compongono la classe radicale. Tu come hai conosciuto Marco Pannella e soprattutto un pensiero su Marco Pannella? Bene, l'ho conosciuto nel 2008 quando avete fatto il Bar Camp e sono venuta a Roma per la prima volta ad un'attività dei radicali. E alla fine del Bar Camp c'era al seguente giorno una giornata come di chiusura in via di Torre Argentina. Sono andata e ho aspettato che si svuotasse la sala. Marco era seduto proprio con questo magnifico ritratto che c'è, fotografia scusatemi, che c'è dietro. Io mi sono avvicinata e gli ho dato la mano, l'ho chiesto che lo volevo conoscere, salutare e gli ho detto la ringrazio tantissimo. E allora lui mi ha risposto: noi radicali ci diamo del tu. E questo è stato il mio primo incontro. Di seguito lui si è alzato e io veramente pensando nella mia gente, pensando che mandare una fotografia via mail di questo grande uomo con quella magnifica fotografia dove c'è anche una citazione di Matteo, io poi sono ebrea convertita, sono valdese oggi al protestantesimo, mi sembrava che avessi molta simbologia ed essi nuovamente speranza. Gli ho chiesto di farsi una foto con me, lui ha accettato, si è alzato e quando la persona stava scattando la foto, onestamente io non ho resistito, poggiare la mia testa su di lui e io ho questa bellissima foto sul petto di Marco, straordinario, lo amiamo moltissimo, io lo amo, un amore molto particolare per lui, prego per lui che Dio gli dia lunga vita e gli mantenga la sua intelligenza sempre attiva e sempre più ricca. Ieri sera mi ospita una mia connazionale e mi chiedeva
e Marco, come sta? E dico, guarda, mi ha baciato e abbracciato due volte. E allora mi dice, è straordinario, non c'è, è insostituibile. Marco è il leader carismatico del Partito Radicale e dopo di lui non ci sarà un altro Marco. Ecco. Ringraziamo Blanca Brisegno della Resistenza venezuelana e soprattutto invitiamo tutti i nostri web ascoltatori a visitare le nostre pagine web per vedere questa e altre interviste, invitandovi a venire ancora al 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale, perché oggi è la penultima giornata e domani termineranno i lavori. Grazie ancora a tutti, Riccardo Cristiano e Blanca Brisegno. Grazie, grazie a tutti voi, vi abbraccio veramente con un abbraccio venezuelano, democratico, non violento, libertario e con grande coscienza. Grazie.